che ci accingiamo a fare io e il dottor Brigatti sarà un lavoro di ricerca non solo di documenti storici piuttosto che antiche fotografie, ma anche di persone che hanno lavorato alla Marzotto, quindi attraverso la loro testimonianza personale cercheremo di ricostruire parte della storia dell'edificio Marzotto. È stata veramente una realtà produttiva fondamentale per il territorio perché ha trasformato proprio anche la conformazione fisica del territorio. Se pensiamo al villaggio Marzotto, alla scuola di Maria Ausiliatrice, delle suore di Maria Ausiliatrice. La fabbrica della Marzotto era una fabbrica importante per l'economia brugherese, perché aveva più di 1000 dipendenti, aveva dai 1200, 1300, forse anche 1500 dipendenti. Ciò significa che quasi in ogni famiglia brugherese c'era almeno una persona che lavorava alla Marzotto. Sono entrata che ero ragazza e poi mi sono sposata. Io lavoravo ottimo, più lavorava più prendevo soldi, però era un lavoro pesante. Di lì c'era il rotolo della pezza, di qua quelli che controllavano, tirandolo giù dove trovavano i difetti, facevano il segno con del gesso che lì bisognava ripararlo. Ho 14 anni, mai lavorato con l'ago. Sono andata dentro e mi piace subito il mestiere. Tutti mi volevano bene. E quando c'era qualche apprendista come me, che era un po' indietro, mi chiamava, vecchiti Rosetta, vecchiti. E mi andavi là e mi volevano bene tutti, non lo so perché. Mio padre come mansione era un tecnico addetto alla manutenzione del telaio. Quindi aveva la cura di tutto un reparto, ha lavorato dal 38 al 41, poi per un diverbio, una divergenza avuto con il dirigente, è stato licenziato in tronco. È stato riassunto, credo, nel 45, dopo la fine della guerra, perché era considerato un tecnico valido, no? Praticamente arriviamo agli anni 50, è stata praticamente applicata una ristrutturazione che andava verso il ridimensionamento. Il progetto era quello di licenziare 500 dipendenti. Cosa significa questo? Significa disastro per le famiglie brugherese. Era un momento di tensione drammatica perché poteva esserci anche uno scontro. I rappresentanti dei lavoratori sono andati a parlamentare con i responsabili del reparto. Al tentativo di serrata si è risposto con l'occupazione della fabbrica e l'occupazione è durata 5 mesi praticamente. Sì, mio papà non era proprio originario di Valdagno, lui è nato a Montagnana, in provincia di Padova. Appena diplomato è stato assunto all'edificio Marzotto a Valdagno. Era la primavera del 1932. Mio padre è stato lì a Brebbia fino all'inizio degli anni 50. Durante l'estate, diciamo i primi di settembre, con mia mamma sono venuta anch'io a Brugherio per vedere dove avremmo dovuto trasferirci. Secondo me il lanificio andava bene, si era adeguato ai tempi che cambiavano, facevano delle produzioni anche per l'esercito, però i sindacati qui nella nostra zona erano combattivi, per non dire aggressivi certe volte, e quindi ognuno fa il suo mestiere. I sindacati dovevano fare quello. Mio padre doveva adattarsi alle situazioni. Alla fine, dopo 5 mesi di occupazione, 500 licenziamenti sono rientrati, chiaramente, comprendendo che per l'economia bugherese non si poteva licenziare 500 dipendenti, no? Fatto
percorso di ridimensionamento e una presa di posizione così drastica gli ha fatto perdere parecchio consenso. Per riacquistare il consenso che aveva perso, la direzione Mazzotto aveva intrapreso un percorso di opere sociali. Ma io ho un ricordo di questa azienda, soprattutto per quanto riguarda la colonia estiva a Lido di Jesolo, villaggio Mazzotto, perché i parenti, i figli o quei ragazzi che avevano dei parenti che lavoravano dentro, era il mio caso, la sorella di mia madre lavorava dentro, avevano la possibilità con una quota accessibile di passare 15 giorni al mare. Mi ricordo il villaggio al mare Mazzotto, un villaggio recintato, molto moderno, bellissimo, presente la bella spiaggia, l'organizzazione in generale che era affidata alle suore salesiane, il 51-52, quindi noi bambini di Brugherio conoscevamo i nostri colleghi, i compagni di scuola, là ci trovavamo ragazzini di Valdagno, di Brebbia, di Mortara, di Manerbio, per cui ci sembrava di conoscere gente di un altro mondo. Ho un bel ricordo di quei 3 anni fatti al villaggio del mare Mazzotto. Ah, è bellissimo, chissà adesso che è là. Era bellissimo, c'era la chiesa, tutto, il dottore, tutto. Era proprio un villaggio organizzato a quei tempi là. Jesolo, andava sua mamma. Mia mamma, perché mi ramendavi a casa, proprio che perdevi i miei clienti, mandavi mia mamma con i 2 bambini a Jesolo, sempre andata a Jesolo. Nella colonia di Mazzotto. Colonia Mazzotto, sì, colonia Mazzotto. E si trovavano bene? Altro che bene. Tra l'altro, proprio in quegli anni, qualche anno dopo, venne rinnovata anche qui a Brugherio l'asilo e sia il nido che l'asilo infantile e tante altre situazioni utili alla comunità. E quindi a Brugherio, a parte il fatto che c'erano case per i dipendenti, quando hanno costruito la piscina, il cinema, il ristorante, il bar, con le suore, la Maria Rosicchiatrice, hanno aperto un oratorio femminile, hanno aperto una scuola materna, la scuola dell'infanzia la chiamano oggi, no? Sicuramente questo ha fatto riconciliare Conte Mazzotto con la città di Brugherio, no? Ecco. Il cinema l'ha fatto tante volte, ci mandavi al cinema. Anche qua l'ha fatto, ha fatto tante cose il Mazzotto, tante cose. Nel 62, quando la Mazzotto chiuse, mia zia che perse il lavoro poi lo trovò a Milano come impiegata, però mi ricordo che alla Mazzotto ci andava volentieri, contenta di lavorare in quell'ambiente insieme a persone amiche che si conoscevano, che si stimavano, c'era un cameratismo, una solidarietà fra i dipendenti che credo tutti sarebbero contenti di lavorare in un posto così, ecco. Gli anni più belli li ho passati lì, sì, ho finito di lavorare, per esempio stavamo là anche mezz'ora così, sì. Non diceva niente, l'importante è la fine del mese che noi dovevamo dare quello che abbiamo fatto nel mese. Prima che chiudevano sono andata a Ristal, 3 anni e mezzo, però non mi piaceva. Bisognava sempre tenere la testa bassa, conoscere le scarpe che passavano, da loro al ferro. Ma no, Brugherio si è risolto con il lavoro che ha portato Mazzotto. Si è concluso questa importante esperienza di recupero della memoria storica brugherese. La maggior parte delle famiglie brugheresi aveva almeno un membro all'interno dell'anificio e da un punto di vista sociale ed economico ha avuto una importanza incredibile.